Grazie Presidente. Signora Ministro, la questione è nota, so che lei la sta seguendo direttamente. La questione è importante, la questione merita di essere risolta. Si tratta del finanziamento adeguato da garantire ai comuni che hanno partecipato a un bando fondamentale, che tra l'altro è uno dei primi bandi del PNRR, anche cofinanziato appunto anche con questo fondo. Si tratta di finanziamenti a comuni sopra i 15.000 abitanti, quindi ai comuni che sono certo numerosi, ma sono anche molto importanti, che hanno periferie molto importanti, che hanno periferie degradate in tutte le città del nostro paese. Vede, Ministro, noi come Partito Democratico non abbiamo la minima intenzione di comporre stucchevoli polemiche tra l'area del nord e l'area del sud. Sappiamo benissimo che il paese, il nostro paese, o cresce tutto insieme o non cresce nessuno. E però è del tutto evidente che i criteri che sono stati utilizzati per aggiudicare le risorse finanziarie sono stati dei criteri particolari che hanno sfavorito in maniera troppo penalizzante i comuni del nord. E la differenza tra i progetti ammissibili e quelli che sono stati finanziati balza agli occhi. Nel Veneto, per fare un esempio della mia Regione, sono stati finanziati solo 5 comuni e su 227 presentati come progetti ne sono stati finanziati solamente 24. Allora, quando noi parliamo di città, Ministro, stiamo parlando di una questione centrale. Il 50% della popolazione mondiale vive nelle città, sarà presto il 70%. Già il 70% dell'inquinamento mondiale è nelle città. Questo vale anche nel nostro paese. Quando parliamo di sviluppo di città, parliamo dunque dello sviluppo del nostro paese, quindi è importante che il governo abbia contribuito in maniera determinante attraverso capitoli di bilancio finanziati e rifinanziati con un programma pluriennale fino al 2035. Noi, Ministro, crediamo che i 900 milioni messi a disposizione, che mancano per finanziare tutti i progetti ammessi al bando, vengano stanziati. Lo chiediamo a lei, lo chiediamo al governo con dei tempi certi, rapidi, dando risposte ai comuni che hanno progetti già cantierabili e che i cittadini aspettano con grande forza. Aspettiamo fiduciosi, grazie. Il ministro dell'Interno, consigliere Luciana Lamorgese, risponde all'interrogazione illustrata. 3 minuti, ministro. Come ho già avuto modo di illustrare ieri alla Camera per un'analoga interrogazione, come hanno ricordato gli onorevoli interroganti, la cornice giuridica di riferimento per l'erogazione dei contributi agli enti locali per investimenti in progetti di rigenerazione urbana ha trovato attuazione con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2021, adottato di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze, dell'Interno e delle Infrastrutture. A seguito di un'intesa che è stata acquisita in conferenza Stato-Città e Autonomie Locali con l'ANCI il 26 novembre 2020. In quella sede si è convenuto sulla necessità di introdurre tra i criteri per la selezione dei progetti quello che fa riferimento all'indice di vulnerabilità sociale e materiale definito dall'Istat. Si tratta di un criterio che trova applicazione quando, come nel caso in esame, l'entità delle richieste pervenute supera l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili e che deriva dalla necessità di riconoscere una preferenza alle realtà locali più svantaggiate in coerenza con la finalità dell'intervento legislativo. Pertanto il decreto di individuazione dei comuni risultati beneficiari è frutto dei criteri concertati in vista della distribuzione delle risorse. Appare evidente che la possibilità di erogare contributi anche in favore di progetti ritenuti ammissibili ma che non hanno beneficiato delle risorse per l'incapienza dei fondi disponibili richiedeva un'ulteriore integrazione degli stanziamenti. Rammento che dopo un primo intervento già effettuato con il decreto legge 152 del 2021, che ha implementato nel quadro delle risorse del PNRR i fondi disponibili, integrandoli di 200 milioni di euro per gli esercizi finanziari 2023 e 2024, ulteriori interventi sono stati disposti con la legge finanziaria 2022 proprio per corrispondere a questa esigenza di ampliamento
della platea dei beneficiari. Si è stabilito che i fondi integrati per il corrente esercizio di ulteriori 300 milioni possano essere assegnati anche ai progetti presentati dai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che in forma associata oppure superano detta soglia. Potranno concorrere a questo nuovo finanziamento anche quei comuni che non sono risultati beneficiari del finanziamento proprio per insufficienza delle risorse. La legge finanziaria 2022 ha previsto che a decorrere dal 2023 le regioni potranno utilizzare le risorse già ad esse assegnate per gli investimenti in tema di rigenerazione urbana prevista dalla legge di bilancio 2019 proprio allo scopo di realizzare i progetti ricadenti nel proprio territorio ritenuti ammissibili. Tuttavia, ben consapevoli della delicatezza e della rilevanza della tematica e in coerenza con un apposito ordine del giorno approvato in sede di discussione della legge di bilancio 2022, assicuro che il Governo è impegnato nell'individuazione di ogni utile soluzione per andare incontro alle esigenze rappresentate in questa sede. Grazie Presidente. Si sente? Okay. Buonasera Ministro. Premesso che la legge 6 novembre 2012 numero 190 ha previsto l'istituzione presso ogni prefettura delle cosiddette white list, considerato che il PNRR si sviluppa in 6 missioni e riserva un finanziamento considerevole alla bonifica dei siti orfani, valutato che l'ufficio del commissario unico per le bonifiche ha rilevato due specifiche criticità circa la procedura di iscrizione in whitelist delle società di categoria decima che si occupano appunto di bonifiche e di servizi ambientali, e cioè i casi di ditte la cui domanda di iscrizione è rimasta non perfezionata e quelli di ditte regolarmente iscritte ma con richiesta di rinnovo dell'iscrizione pendente da anni. Posto che per poter partecipare alle gare d'appalto è considerata sufficiente la mera richiesta di iscrizione e per l'aggiudicazione degli appalti pubblici la mera interrogazione della BDNA da parte della stazione appaltante, in una prefettura ad elevata attività operativa come quella di Napoli, alla data del 12 ottobre 2021, su 1.076 società richiedenti l'inserimento in whitelist, soltanto per 31 è indicato un esito, mentre le altre 1.045 risultano da anni in fase di valutazione e pertanto in attesa di iscrizione. Ben 239 su 1.045 domande riguardano appunto la certificazione per la categoria decima. Nel merito, poi, l'elenco delle citate 1.076 società conta 8 con richiesta di iscrizione per il 2014, 46 per il 2015, 118 per il 2016, 96 per il 2017, 144 per il 2018, 140 per il 2019, 172 per il 2020 e 352, quindi più del doppio dell'anno precedente, per il 2021. Sempre a Napoli, le società già iscritte, invece, sono in tutto 1.489, di cui 615 con richiesta di aggiornamento in iscrizione, 191 delle quali afferenti alla categoria decima, e solo 10 con diniego di iscrizioni. Delle predette 615, 24 sono in attesa di aggiornamento dal 2016, 48 dal 2017, 54 dal 2018 e 64 dal 2019. Addirittura per 73 società la cui iscrizione risulta scaduta non sono neppure segnalati aggiornamenti in corso, pur permanendo le stesse nell'elenco. Si chiede di sapere, perciò, Ministro, se intenda verificare quale garanzia di indipendenza dalle infiltrazioni mafiose presentino le società inserite in whitelist la cui verifica non risulta effettuata o rinvia ad un'istanza risalente nel tempo, e parimenti quali garanzie di efficienza garantisca l'interrogazione della BDNA prevista quale atto liberatorio per le aggiudicazioni di appalti pubblici. Se inoltre intenda verificare quali siano le effettive motivazioni che non hanno reso possibile il perfezionamento di numerose posizioni di inserimento nelle whitelist, con speciale attenzione alle situazioni che risalgano ad oltre 5 anni da oggi, e se il Ministro non reputi opportuno verificare la regolarità degli inserimenti e controlli in whitelist in tutte le prefetture d'Italia, anche alla luce della mancanza di uniformità nella gestione e presentazione dei dati degli elenchi da parte dei suddetti uffici di governo, al fine di garantire un agevole utilizzo dello strumento da parte delle stazioni appaltanti e l'effettiva validità delle procedure previste per l'esclusione delle società da infiltrazioni mafiose. Grazie. Il Ministro dell'Interno, consigliere Luciana Lamorgese, risponde all'interrogazione illustrata. Grazie, signor Presidente. È opportuno precisare che il sistema della documentazione amministrativa è stato concepito dal legislatore per garantire le necessarie verifiche
senza tuttavia paralizzare l'attività imprenditoriale. Infatti il codice antimafia prevede che qualora le verifiche esperite non si concludano nei tempi prescritti, le pubbliche amministrazioni possono procedere anche in assenza dell'informazione antimafia, fermo restando che in caso di esito negativo degli accertamenti sarà disposta necessariamente la revoca dei provvedimenti ampliativi, ovvero attivato il recesso dai contratti. Per quanto riguarda le criticità evocate in merito ai tempi di iscrizione nelle white list, occorre porre in luce che la relativa attività istruttoria è condizionata da molteplici fattori relativi al contesto territoriale di riferimento, alla complessità degli accertamenti che a volte possono richiedere l'interessamento di varie prefetture. Per quanto riguarda la specifica situazione di Napoli, è evidente come sui tempi di evasione delle richieste di iscrizione nelle white list incidano significativamente fattori di criticità legati a quel contesto territoriale. Ciò sia per l'elevato numero delle istanze, sia per la complessità delle dinamiche criminali, la cui analisi finisce per condizionare la definizione delle singole posizioni. Il prefetto di Napoli ha precisato che tra i vari fattori che concorrono a prolungare la durata del procedimento istruttorio, il più frequente è rappresentato dalle variazioni degli assetti societari o delle composizioni familiari che implicano ogni volta l'avvio di nuovi accertamenti. Peraltro, periodicamente la Prefettura di Napoli provvede a verificare la persistenza dell'interesse delle società all'iscrizione nelle white list allo scopo di snellire i carichi di lavoro da un lato e di concentrare gli accertamenti sulle istanze per le quali si riscontri invece l'attualità dell'interesse. È doveroso anche precisare che, ai sensi dell'articolo 3 del decreto 76, le informazioni antimafie e le iscrizioni in white list ricevono la stessa disciplina. Laddove non sia possibile rispettare i tempi di rilascio, sono comunque precedute da una verifica delle risultanze del CED Interforze, volte ad accertare che non sussistano pregiudizi, cause ostative a carico dell'impresa. All'esito di tale verifica si dà corso al rilascio di un'informativa liberatoria provvisoria che consente di accedere ai contratti pubblici sotto condizione risolutiva, destinata a operare quando gli ulteriori accertamenti si concludano negativamente. Tengo infine a precisare che il Ministero dell'Interno lo scorso 13 dicembre ha diramato una circolare ai prefetti con cui, nel sottolineare l'attuale contesto storico caratterizzato dalla necessità di dare sollecita attuazione agli obiettivi del PNRR, è stato richiesto un particolare impegno per contenere al massimo i tempi di trattazione delle pratiche di iscrizione nelle white list al fine di creare i presupposti per una ripresa economica in piena trasparenza e il più possibile scevra da rischi di infiltrazione criminale. Grazie Presidente. Signora Ministro, come purtroppo sappiamo, a Milano nella notte di Capodanno almeno 9 giovani donne sono state vittime di molestie e violenza sessuale. E come possiamo vedere sui numerosi video che circolano in rete e secondo quanto riportato dagli organi di informazione, 18 ragazzi, 15 maggiorenni e 3 minorenni, tra i 15 e i 21 anni, sia stranieri che italiani di origine nordafricana di seconda generazione, sono stati identificati perché ritenuti coinvolti nelle aggressioni a sfondo sessuale. Secondo quanto risulterebbe dagli accertamenti degli inquirenti, vi sarebbero almeno 3 diversi episodi di violenza consumati sempre a Milano in Piazza Duomo nella notte di Capodanno. E tutti questi tre episodi vedono coinvolti questo gruppo di giovanissimi, giovani e giovanissimi, che sembrano agire in branco, ma soprattutto in maniera organizzata. Subito ovviamente tali immagini ci hanno riportato alla memoria i fatti di Colonia, quanto avvenuto durante il Capodanno del 2016, sia a Colonia che in altre città tedesche, dove centinaia di stranieri e cittadini tedeschi di origine nordafricana si sono avventati contro donne intente a festeggiare
appunto il Capodanno, provocando vere e proprie azioni di guerriglia organizzate finalizzate ad aggressioni sessuali. Sappiamo ovviamente che la violenza contro le donne è un problema che riguarda tutte le società, ma va posta l'attenzione sulla pervasività di talune culture che hanno nel tempo radicalizzato una visione della donna fortemente discriminatoria, posta in condizione di subalternità e in netto contrasto con i principi della nostra Costituzione che si fondano sulla cultura democratica che da millenni appartiene all'Occidente. Preoccupa il fatto che in alcuni paesi arabi della regione nordafricana la molestia collettiva su una donna è una pratica che ha avuto un incremento esponenziale negli ultimi 20 anni, seguendo il percorso di radicalizzazione religiosa. Ci sono aree e quartieri privi di qualsiasi forma di controllo, specialmente negli stati europei dove c'è un maggior tasso di immigrazione. Questo può comportare il rischio di un aumento dei fenomeni come quelli descritti e evidenzia l'incapacità di prevedere stabili processi di integrazione e preoccupa la non gestione del fenomeno, soprattutto negli stati membri ad alta densità migratoria. E c'è una grande difficoltà nel contrastare il proliferare di questi gruppi di giovanissimi che non riconoscono i sistemi valoriali dei nostri paesi europei. Senatrice. Si chiede quindi alla signora Ministra quali misure intenda adottare per contrastare il proliferare di fenomeni di tale natura. Grazie. Il Ministro dell'Interno, consigliere Luciana Lamorgese, risponde all'interrogazione illustrata. Nell'esprimere la mia solidarietà alle vittime di tali gravissime aggressioni, desidero preliminarmente informare in merito alle iniziative sinora svolte per individuare i responsabili e assicurarli alla giustizia. Evidenzio innanzitutto che la presenza di personale della Questura di Milano nel luogo in cui sono accaduti i fatti ha consentito, per il più grave degli episodi, di intervenire tempestivamente mettendo in fuga gli aggressori. Sui fatti in questione, la squadra mobile di Milano, di concerto con l'autorità giudiziaria, ha immediatamente attivato capillari analisi per l'identificazione dei responsabili, anche mediante ricorso a fonti aperte, social network, procedendo all'acquisizione delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza. Nel quadro delle indagini così disposte, sono state eseguite perquisizioni domiciliari e personali a Milano, Torino, Bergamo, nei confronti di 18 soggetti, di cui 3 minorenni, sia di nazionalità italiana che straniera. All'esito di tale attività investigativa, il pubblico ministero ha eseguito il decreto di fermo di indiziato di delitto nei confronti di 2 soggetti ritenuti responsabili del delitto di violenza sessuale. Nei confronti di questi, degli stessi, il questore di Milano ha adottato il provvedimento del foglio di via obbligatorio e dell'avviso orale. Ribadisco che quelli di Milano sono fatti gravissimi, inaccettabili, e assicuro che le forze di polizia profonderanno il massimo impegno per garantire la sicurezza delle nostre città, per evitare che possano ripetersi analoghi comportamenti, anche tramite un eventuale adeguamento dell'organico ivi presente. Riguardo ai profili richiamati dall'interrogante, relativo al rispetto della figura femminile e alla ripulsa per ogni spregevole comportamento offensivo della libertà e della dignità della donna, specie se commesso con la complicità del vile anonimato del branco, condivido la necessità, rappresentata dall'onorevole interrogante, di una profonda azione di intervento sociale in chiave educativa e preventiva. La risposta dello Stato e delle istituzioni non può limitarsi, infatti, alla sola, pur essenziale, componente repressiva. Occorre sviluppare appropriate politiche di riduzione del disagio sociale, maggiormente nelle fasce della popolazione giovanile e negli ambiti urbani,
esposte a fenomeni di degrado e devianza. L'obiettivo è quello di evitare qualunque forma di ghettizzazione che faccia da collante al risentimento e all'odio sociale e che finisca con risultare antitetica rispetto all'esigenza di un'effettiva integrazione comunitaria. Grazie signora Presidente. Ministra Lamorgese, negli ultimi giorni si sono susseguiti numerosi attentati dinamitardi nei confronti di attività economiche a San Severo e a Foggia. Un numero così alto di bombe racchiuse in un lasso di tempo così breve che ha destato grande preoccupazione, sgomento e allarme tra i cittadini. E purtroppo questi attentati non costituiscono una novità nel nostro territorio, visto che nei mesi scorsi e negli anni scorsi abbiamo dovuto registrare molti analoghi accadimenti a danno di altre attività economiche, ma anche a danno delle forze dell'ordine. Ricordo solo, per fare qualche esempio, a San Severo colpi di arma da fuoco nei confronti di un automezzo della Polizia di Stato, a Cerignola un ordigno che devastò l'autovettura del comandante della locale stazione dei Carabinieri, oppure quello ai danni di un sottufficiale dell'arma stessa sempre a Corato, o addirittura la bomba fatta esplodere davanti al commissariato di Canosa di Puglia. Queste modalità cruente ed eclatanti utilizzate dalle compagini mafiose hanno il palese obiettivo di intimidire e di prostrare la cittadinanza e gli operatori economici al fine di conseguire gli obiettivi criminali. D'altro canto, lo Stato, occorre sottolinearlo, specie in questi ultimi 4 anni, ha conseguito successi importantissimi, concretizzatisi in centinaia di operazioni antimafia, centinaia di arresti che hanno portato in carcere a scontare condanne passate in giudicato o in attesa di sentenze definitive praticamente tutti i boss delle famiglie mafiose locali. Inoltre è stata istituita la DIA nel febbraio 2020 a Foggia, su cui noi del Movimento 5 Stelle ci eravamo molto battuti, e grazie alla sua azione, ministra Lamorgese. O ancora, sono state decine e decine le interdittive antimafia emanate dal prefetto e ben 5 gli scioglimenti di consigli comunali, compresi quelli del comune capoluogo. Tutto ciò grazie al coraggio e alla professionalità di uomini e donne della magistratura, delle forze dell'ordine e delle diramazioni governative e territoriali. Ma evidentemente tutto ciò non è ancora sufficiente, bisogna fare ancora di più per controllare maggiormente il territorio e per difendere i cittadini. Le importanti città di San Severo e di Cerignola, che hanno 60.000 abitanti, ho concluso Presidente, e che come detto sono interessati da pericolosi clan mafiosi, non sono dotate di commissariati della Polizia di Stato di cosiddetto primo livello, con tutto ciò che ne consegue in termini di minori risorse tecniche umane e capacità investigative. Noi crediamo che sia necessario incrementare il numero di poliziotti in queste due città e quindi elevare urgentemente i suddetti commissariati a strutture di primo livello, e al fine confidiamo nel suo operato e nella sua azione. Il ministro dell'Interno, consigliere Luciana Lamorgese, risponde all'interrogazione illustrata. Prego, ministro. Come ricordato dagli onorevoli interroganti, l'inizio del corrente anno è stato segnato dalla recrudescenza dell'attività estorsiva delle mafie foggiane, perpetrata a danno di esercizi commerciali locali, che ha destato particolare allarme sociale. È noto come il contesto foggiano risulti da tempo caratterizzato da una significativa evoluzione della criminalità organizzata locale, la quale, in analogia al modus operandi di altre consorterie mafiose, ha orientato i propri interessi verso il tessuto economico-sociale e quello amministrativo, col chiaro intento di infiltrarsi in tali ambiti per il perseguimento dei propri fini illeciti. La reazione dello Stato, tuttavia, non è mancata, come testimonia l'attività svolta dalla magistratura e dalle forze di polizia, intensificatesi dopo l'eccidio di San Marco in Lamis del 2017 e anche dalla recente istituzione nel febbraio 2020 di una sezione operativa della DIA con sede proprio a Foggia. Sono stati raggiunti anche in questi anni significativi risultati sul piano dell'azione repressiva, con l'adozione, come ricordato dall'onorevole interrogante, di circa 400 misure cautelari, il sequestro di ingenti quantitativi di droga, di armi e munizioni, di ingenti patrimoni per un ammontare complessivo di 30 milioni di euro.
Parallelamente, sul versante della prevenzione antimafia, sono state adottate 67 interdittive a carico di imprese collegate o condizionate dalla criminalità organizzata amalfoggiana, mentre l'azione di vigilanza sui tentativi di infiltrazione nelle amministrazioni locali ha portato recentemente allo scioglimento del Consiglio Comunale di Foggia, che fa seguito ad altri scioglimenti, quali quelli di Mattinata, Cerignola e Manfredonia. Non c'è dubbio che l'innalzarsi dell'offensiva mafiosa, e in particolare nel comune di San Severo, determini la necessità di un'ulteriore intensificazione dell'azione di prevenzione e contrasto, proprio per riaffermare i principi di legalità e ripristinare quelli che sono i livelli di sicurezza necessari. Occorre anche dire che in questa direzione ho deciso la prossima settimana, lunedì, sarò a Foggia a presiedere una riunione del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica, a cui parteciperanno anche i vertici delle forze di polizia, il capo della polizia, i comandanti generali della finanza e dei carabinieri, e in più parteciperanno i vertici nazionali delle forze della magistratura antimafia. Alla riunione parteciperà anche il commissario antiracket e antiusura, proprio in considerazione che in quella stessa giornata verrà presentata un'associazione antimafia e antiusura intestata proprio alla memoria dei fratelli Luciani, vittime dell'agguato di San Marco in Lamis. In sede di comitato sarà operata una valutazione delle misure che dovranno essere assunte e la mia visita a Foggia sarà anche l'occasione per un confronto con il sindaco e gli amministratori del comune di San Severo per fare un punto di situazione. Vorrei però dare anche dei dati più precisi che riguarda la questione degli organici delle forze di polizia e informo che tra il 2020 e il 2021 il personale della Guardia di Finanza è stato rafforzato con circa 62 unità di militari tra ufficiali e sottufficiali, mentre nel triennio 2018-2020 sono state assegnate ulteriori circa 60 unità proprio anche che operano anche nel territorio di San Severo delle forze della Polizia di Stato. Quindi sta di fatto che anche in base a quello che è il piano di ridefinizione del piano di riassetto organico messo a punto dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza a livello nazionale ma anche a livello territoriale, ulteriori 50 operatori saranno progressivamente assegnati alla Questura di Foggia, che pertanto al compimento di questo programma di ampliamento, di rafforzamento, passerà dalle attuali 497 a 547 unità.